politica. Questo provvedimento, cioè il primo e unico dopo 8 anni provvedimento di segno contrario ai suoi tagli, di cui ancora paghiamo le conseguenze. Questo è un fatto, negarlo è negare i fatti. Che lo vogliamo o no, governa ogni singolo istante della nostra vita. Che sono stanco di andare in fabbrica a spiegare ai lavoratori che c'è la crisi, c'è questa e c'è quella, che tu hai in pensione a 42 anni, a 43, a 44 anni. Sono stufo! Ma cosa significa fare politica? Sono qui perché non voglio più vivere in un paese corrotto. Sono un'altra della donna emancipata! Non voglio essere emancipata perché mi fa lavorare ancora di più! Subito anche una legge seria, seria, che preveda la lotta contro la violenza alle donne. La nostra provincia purtroppo ha dei numeri che sono scandalosi sul femminicidio. Cosa accade a una democrazia quando la politica fallisce? Secondo te la gente cosa vuole? Non lo so, vuole un segnale di cambiamento che adesso non c'è. Ad esempio, potrebbe essere un ad esempio le bussi, sti cazzi. Sì, secondo me adesso la gente vuole un segnale. Ma pensate che il problema dell'Italia sia questo? Cosa accade quando tra il cittadino e chi lo rappresenta si crea una frattura? Se tu continui ad addossare, a contestare le istituzioni, crolla il sistema democratico. Una volta che abbiamo abolito lo stipendio, aboliamo i parlamentari, chiudiamo il Parlamento e ci ritroviamo in una dittatura. Perché il problema è quello. Dopo... Se ritenete che io non sia più adeguata, qui ci sono le mie dimissioni, non c'è problema. Però bisogna che noi come partito decidiamo ciò che vuole questo partito per cambiare questo paese, perché non c'è dubbio che questo paese vada cambiato. In qualche modo il paese è davvero cambiato in questi ultimi 10 anni. Perché abbiamo perso in modo così drammatico? Abbiamo un voto popolare di massa che va ai 5 Stelle, che va al centro-destra e alla Lega.